sigle e assessorati. Come possiamo vedere, i servizi che svolgono sono fondamentali e sono tantissimi. Senza di voi non sapremmo come fare. Siete un perno, un punto di riferimento per ogni cittadino calimerese. Mi renderò orgoglioso del mio assessorato, ma siete l'orgoglio della nostra amministrazione e dell'intera Calimera. Ancora grazie. Chiedo a tutti i consiglieri comunali di votare questa delibera all'unanimità. Grazie mille. Grazie. Buonasera a tutti. Fare un consiglio comunale al di fuori di quella che è la sede istituzionale, che è la sala consiliare, è una cosa evidentemente eccezionale, non è nella norma. Però il sindaco, l'assessore maggiore, intera amministrazione comunale ha voluto che questo consiglio comunale avvenisse all'interno di questi 5 giorni dedicati al nostro concittadino Antonio Montinaro in occasione dell'anniversario della sua nascita, perché partner di questo evento è la Protezione Civile. E la Protezione Civile è il primo punto di raccordo tra i cittadini e le istituzioni nei momenti di maggiore difficoltà, nei momenti di crisi, nei momenti anche di sicurezza dell'ordine pubblico, nella viabilità. E allora abbiamo ritenuto che questo Consiglio Comunale trovasse un'adeguata collocazione proprio all'interno di questo evento per dare a questo Consiglio Comunale la dovuta e necessaria rilevanza. Passerei la parola al nostro segretario comunale per fare l'elenco dei presenti. Prego, segretario. Tommasi Gianluca, Matteo Giuseppe, Maggiore Brizio, Brea Antonella, Cazzato Immacolata Alessia, Palumbo Pantaleo Giuseppe, Campanelli Antonella, Aprile Andrea, Tommasi Anna, Videvito Francesca, Panese Virginia, Montinaro Antonio, De Luca Antonio.
Grazie segretario, volevo innanzitutto portare il saluto dei consiglieri assenti, dell'assessore Giuseppe Mattei, della consigliera Alessia Cazzato e del consigliere Antonio Montinaro, che sono assenti loro malgrado perché hanno tutti e tre degli impegni concomitanti che non potevano disattendere per essere qui, però mio tramite giungano le loro giustificazioni e il loro saluto. In questo Consiglio Comunale noi abbiamo un solo punto all'ordine del giorno, che è l'atto di indirizzo per la stipula della convenzione con l'Associazione Protezione Civile Rambo di Calimera. E passo la parola all'assessore Maggiore perché illustri la proposta di delibera. Prego, assessore, facoltà. Sì. Con il seguente punto all'ordine del giorno portiamo all'approvazione l'atto di indirizzo per la stipula della convenzione con l'Associazione Protezione Civile Gruppo Rambo Pubblica Assistenza Croce Bianca Calimera. Non abbiamo scelto a caso questa data. Abbiamo voluto fare il Consiglio Comunale in una settimana importante, la settimana dedicata al nostro concittadino Antonio Montinaro, perché la nostra protezione civile è anche baluardo ed esempio di legalità sul nostro territorio. Abbiamo scelto di fare questo Consiglio Comunale in Piazza del Sole. Grazie Presidente Parumbo per l'idea e l'opportunità che ci ha dato. Per due motivi. Il primo motivo è ringraziare questi ragazzi. Un applauso da parte nostra a questi ragazzi. Farlo sulla nostra piazza interpreta il ringraziamento di tutta la cittadinanza calimerese. Grazie al Presidente Franco Dimitri, persona sempre disponibile con tutti, a tutte le ore, che svolge il suo ruolo da tanti anni con passione e dedizione. Grazie al vicepresidente Luca Turco, uomo al servizio dello Stato anche nella sua vita privata. Grazie al segretario, al direttivo e a tutti i volontari, persone splendide e con un altissimo senso di altruismo. Ci siete sempre stati. Fin dal lontano 1986, con spirito di squadra e grande coesione, lavorate costantemente per la nostra Calimera, senza mai fermarvi, mettendo la vostra vita personale, la vostra famiglia, i vostri impegni da parte per aiutare gli altri, sacrificando spesso anche voi stessi. Come sempre vi definisco angeli della protezione civile, è per questo che la nostra amministrazione vuole supportarvi e sostenervi costantemente. Il secondo motivo, ritorno alla scelta di Piazza del Sole, e per mettere a conoscenza quante più persone possibili dei servizi che svolgete come ragazzi del gruppo Rambo. Uno dei più importanti è l'assistenza per visite mediche, ricoveri di missioni dai luoghi di cura. Il trasporto di anziani e disabili presso le strutture di riabilitazione, l'assistenza, il soccorso e gli interventi dei cittadini indigenti e persone anziane in stato di bisogno. Interventi idrologici, come spesso possiamo vedere, durante l'allerta medio i nostri volontari sono per le vie del paese, per controllare, monitorare e aiutare i cittadini in situazioni di pericolo. In collaborazione con la comandante dei vigili, dottoressa Pretorelli, che ringrazio, e tutto il corpo della polizia locale qui presente, garantiscono il supporto logistico e al centro operativo comunale collaborano durante gli eventi e manifestazioni che si svolgono nella nostra Calimera. Un altro servizio, fiore all'occhiello della protezione civile di Calimera, partito per la prima volta nel 2021, grazie a un'idea della nostra amministrazione e soprattutto dell'assessore Campanelli, che ringrazio, è il progetto intitolato E ti vengo a trovare, che ha l'obiettivo di verificare in maniera costante e giornaliera le condizioni psicofisiche dei nostri nonni e delle persone sole. Dietro a tutti questi servizi c'è un grande lavoro, anche grazie agli uffici comunali, i servizi sociali, ringrazio la dottoressa Castri, un lavoro di squadra, sinergia e di costante collaborazione tra comune e protezione civile. Come possiamo vedere, i servizi che svolgono sono fondamentali e sono tantissimi. Senza di voi non sapremmo come fare. Siete un perno, un punto di riferimento per ogni cittadino calimerese. Mi renderò orgoglioso del mio assessorato, ma siete l'orgoglio della nostra amministrazione e dell'intera Calimera. Ancora grazie. Chiedo a tutti i consiglieri comunali di votare questa delibera all'unanimità. Grazie mille. Grazie assessore Maggiore, grazie. Grazie per le parole e per l'attestato di stima che
interpreta l'intero Consiglio Comunale confronto protezione civile. Intervento della, chiesto la parola, l'assessora Antonella Campanelli, a facoltà. Buonasera e benvenuti. Come già illustrato dal Presidente del Consiglio Comunale di oggi, in questa particolare settimana è fondamentale perché sancisce un principio guida di questa amministrazione. Più welfare, più presenza pubblica, vuol dire meno possibilità di radicamento per fenomeni di tipo mafioso. Quante volte abbiamo sentito dire che la mafia vince dove i cittadini sono soli, dove lo Stato li lascia da soli? Proprio ieri l'autore della mostra fotografica che vedete qui esposta sui balconi di questa piazza faceva notare un particolare. C'è quella foto dove è ritratto Falcone insieme a Montinaro. C'è gente intorno al giudice, ma in quel momento di scatto nessuno gli rivolge lo sguardo. È solo in mezzo alla gente. In questi primi anni di amministrazione ci siamo impegnati e continueremo ad impegnarci a non lasciare solo nessuno, ad occuparci di tutte le fragilità. E l'abbiamo cominciato in un periodo di fragilità assoluta negli anni della pandemia. Personalmente oggi vorrei parlarvi di un progetto a cui sono particolarmente affezionata, che aveva accennato l'assessore maggiore. Il titolo del progetto è E ti vengo a trovare. È una di quelle idee semplici e al contempo efficaci, nata da un evento spiacevolissimo accaduto qui a Calimera nel febbraio del 2021. All'alba di una giornata qualunque, la Mara scoperta, all'interno della sua abitazione giaceva il corpo esanime di una nostra anziana concittadina che viveva da sola. Un senso di sconfitta come comunità mi ha pervaso. Da qui la volontà di mettere in campo un'idea semplice ed efficace che unisce la voglia di comunità a quella di prendersi cura l'uno dell'altro, a uno strumento utile di monitoraggio attraverso la compilazione di una scheda di valutazione sulle condizioni psicofisiche che i nostri volontari della protezione civile compileranno alle visite che effettueranno presso questi anziani soli. Abbiamo pensato a tutti gli anziani soli a cui non serviva solo avere qualcuno che portasse a loro la spesa che è tanto o che gli portasse i farmaci, che anche quello è indispensabile, ma anche parlando con il presidente Franco Dimitri, che ringrazio, dopo le prime valutazioni mi faceva presente che molti di questi anziani che loro raggiungevano quotidianamente avevano solamente bisogno anche di scambiare solo due parole, non avevano magari bisogno di spesa, di farmaci, ma li attendevano solamente per scambiare due parole. E quindi magari dare anche la possibilità di fare una semplice videochiamata ai parenti che magari sono lontani. Anche queste piccole cose aiutano. Ecco, tutto questo è il progetto E ti vengo a trovare, diventato realtà grazie ai volontari della Protezione Civile. E questo progetto si appresta nel prossimo futuro a crescere grazie ai progetti di alternanza scuola-lavoro per consolidare il patto tra giovani e anziani. Sarà un lavoro che faremo con la scuola e con i licei della Grecia Salentina. Quindi, a conclusione, Calimera ha un tessuto associativo molto ricco, testimonianza di voglia di protagonismo sociale dei calimeresi, di voglia di mettersi a disposizione l'uno dell'altro. Questo non può che essere solo un ulteriore stimolo a fare sempre meglio in questa direzione. Io ringrazio l'assessore maggiore e ringrazio la disponibilità grandissima che la Protezione Civile ha offerto dal giorno zero. Grazie. Grazie, assessore Campanelli. Possiamo procedere con le dichiarazioni di voto, se non ci sono altri interventi. Prego, consigliere De Vito, a facoltà. Ho chiesto espressamente al Presidente del Consiglio di procedere con le dichiarazioni di voto perché va da sé che il gruppo di Buongiorno Calimera aveva espresso, come
esprime e come esprimerà il voto favorevole a questa delibera di indirizzo. Chi come me, quindi dico due parole adesso nella dichiarazione di voto, e chi come me ha avuto la possibilità di svolgere un ruolo amministrativo in prima fila sa bene l'importanza della collaborazione con le associazioni che insistono sul territorio e conosce molto bene l'importanza in modo particolare della collaborazione con l'associazione Rambo. I volontari dell'associazione Rambo sono volontari che sempre, da sempre, con qualsiasi amministrazione hanno prestato la loro opera e questo non può che fare onore a loro e non può che convincerci ancora di più della bontà di questa iniziativa. Io ricordo, per esempio, visto che questo Consiglio Comunale è all'interno di queste iniziative in occasione dell'anniversario della nascita del nostro concittadino Antonio Montinaro, ricordo per esempio quando nel 2016 io avevo l'onore di essere la prima cittadina di questo paese, arrivò per la prima volta la Quarto Savona 15 a Calimera, con una manifestazione bellissima, con tante persone che da più parti vennero a Calimera per vedere questa macchina, quello che rimane della macchina. E ricordo, Franco sicuramente lo ricorderà, che ci demmo da fare con i volontari dell'Associazione Rambo per presidiare la notte la macchina, perché avevamo timore che potesse accadere qualcosa, che potesse essere oggetto di vandalismo da parte di qualcuno. E loro di notte stavano in macchina, fermi, vicino alla Quarto Savona 15, per far sì che tutto andasse per il meglio. Quindi, che dirvi, i ricordi con voi sono tanti. Le emozioni che abbiamo vissuto nella ricerca di dare risposte al bisogno dei calimeresi sono state tante. Per cui grazie per quello che fate e mi auguro e vi auguro che la vostra presenza all'interno del nostro paese possa essere sempre più proficua di impegni e di risultati. Ve lo meritate. Grazie consigliera De Vito. Dichiarazione di voto al sindaco Gianluca Tommasi, a facoltà, prego. Buonasera a tutti. La domanda più ricorrente che mi è stata posta in questi giorni è stata: cosa c'entra questo punto all'ordine del giorno, questo Consiglio Comunale, in questa settimana? Devo ammetterlo, a prima vista può sembrare fuori luogo, ma in realtà un accordo, un atto di indirizzo di questo tipo non ha casa migliore di questa settimana. Gli anni del Covid ci hanno insegnato che risparmiare sulla salute, sui servizi alla persona, sul welfare di prossimità non è mai un buon investimento. A Calimera possiamo contare su una serie di attività che si impegnano per assistere, per stare vicino ai nostri concittadini più fragili. Bene, oggi auspico che il Consiglio Comunale possa rinsaldare questo legame con le associazioni, questo fare squadra per avere cura uno degli altri. Oggi diamo un atto di indirizzo, è sicuramente un provvedimento amministrativo, ma è anche un atto simbolico, un momento in cui facciamo partire questo patto con le associazioni, questa nostra voglia di metterci tutti insieme al lavoro per una Calimera più giusta. Perché durante questa settimana? Perché abbiamo ragionato tutti insieme che quando una persona è sola, ha bisogno di aiuto ed è disperata, spesso è costretto a guardare solo la mano e non chi gliela tende. Noi abbiamo il dovere di fare in modo che i cittadini avvertano la presenza dello Stato, che è lì, pronto a sostenerli nei momenti di difficoltà, perché noi tutti, sindaco, assessori e consiglieri comunali, abbiamo il dovere di essere la prima linea dello Stato, quella che si fa carico dei problemi dei cittadini, quella che ascolta tutti i cittadini. Per questo proponiamo di votare positivamente a questa delibera. Grazie sindaco.
procediamo con le votazioni. A favore? Unanimità. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità. Votiamo. Votiamo per la immediata eseguibilità. A favore? Il Consiglio Comunale approva all'unanimità. Prima di concludere, Presidente, noi vogliamo dare una consegna, una targa ai ragazzi della Protezione Civile e delle Spillette. Invitiamo il Presidente Franco Di Miti a salire sul palco. Grazie Presidente, grazie mille. Queste sono delle medagliette da mettere sulla divisa dei due volontari. Ci tenevamo a farle. E grazie ancora per quello che fate per la nostra Calimera. Invito sul palco tutti i ragazzi per fare una foto, perché i protagonisti siete voi.